In che ottica Dante legge Ovidio? Qual è il suo approccio interpretativo al modello classico? È un approccio di tipo figurale, in linea con la visione cristiano-medievale della storia. Nella visione cristiano-medievale, la storia è una successione di fatti terreni legati tra loro da rapporti di causa ed effetto e, al contempo, in continua correlazione con un piano divino. In questo disegno divino, ogni evento storico può essere visto come anticipazione di altri fatti che sono avvenuti dopo. Così veniva letta la Bibbia. Mosè, che salva gli ebrei dall'Egitto, era considerato come prefigurazione o profezia di Cristo che salva l'umanità dal peccato. In tal caso, Mosè è la figura, Cristo è il compimento della profezia reale in essa contenuta. È in questa prospettiva che Dante costruisce il progetto narrativo della commedia, la visione e la narrazione di una continua trasformazione in un dialogo intertestuale e ideologico con le Metamorfosi di Ovidio. L'opera del poeta Augusteo contiene una verità che prefigura, o meglio intuisce in forma imperfetta e non chiara, la verità cristiana. In questo caso, l'idea della metamorfosi intesa come degenerazione o come sublimazione, senza tuttavia rivelarla in pieno o darne una rappresentazione totale, perché tale intuizione o prefigurazione precede la venuta di Cristo, si colloca cioè prima dell'era cristiana. Dante, autore cristiano, riprende la verità prefigurata da Ovidio, completandola e portandola alla piena realizzazione in un poema di metamorfosi cristiane. Le metamorfosi di Ovidio rappresentano quindi la figura, la Divina Commedia il compimento, cioè la piena realizzazione in forma poetica del senso autentico della vita umana, un cammino di trasformazione il cui obiettivo ultimo è la deificatio, la riconquista dell'originaria somiglianza divina, oscurata dal peccato originale.